Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, quando nel mondo regna il caos, appare Hokuto. Duemila anni fa, nelle terre degli Ashura, il clan dell'Hokuto Soke da sempre si adoperava a fare da scudo all'imperatore del cielo. I suoi sommi sacerdoti, rendendosi conto che i tempi stavano cambiando e che il mondo prima o poi avrebbe iniziato la sua lenta e inesorabile discesa nel caos, decisero che era necessario designare un salvatore che nel corso dei secoli, da discendente a discendente, potesse rappresentare una speranza di salvezza per l'intera umanità. Due sorelle, Ouka e Shum, diedero la luce però, rispettivamente, nello stesso giorno, due bambini, Ryuo e Shuken. Purtroppo, solo uno tra questi sarebbe stato destinato al Denshousha. Per questo motivo, poiché un solo maschio poteva ereditare questo compito, i sacerdoti stabilirono che se il cielo aveva scelto di donare due potenziali eredi, allora sarebbe stato lo stesso cielo a decretarne chi tra questi due. I bambini furono così lasciati entrambi in balia di un branco di lupi affamati, cosicché colui che fosse sopravvissuto sarebbe stato quello designato dal destino. Accadde però che Shum, la madre del piccolo Shuken, cercando di salvare il bambino, interferì nel rituale. Venne subito scoperta dai sacerdoti e da sua sorella Ouka. La donna giustificò quel gesto rivelando che la malattia che l'affliggeva era ormai allo stadio terminale e che il suo ultimo desiderio prima di morire era quello di vedere suo figlio vivere come successore. La sorella Ouka, commossa da quel dolore materno, acconsentì che la scelta ricadesse su Shuken, a condizione però che anche suo figlio, Ryou, venisse fatta grazia della vita. In cambio di ciò, offrì la sua, saltando verso la morte dalla scogliera. E così fu. Per onorare tale sacrificio, a entrambi i bambini fu concesso di vivere. Shuken crescerà conoscendo l'amore materno e diverrà, come sappiamo, il fondatore dell'Hokuto Shinken. Ryou invece crescerà in un ruolo subordinato a Shuken e darà vita all'Hokuto Ryuken, quello che da noi in Italia, attraverso l'anime, conosciamo come Hokuto Gem, arte marziale che viene appunto praticata dal protagonista del nostro video di oggi, ovvero Kaio. Ma dedicheremo in futuro un video più dettagliato che esplorerà in maniera esaustiva la nascita delle scuole di Hokuto, le sue origini ancestrali e l'importanza della loro esistenza, nonché del loro ruolo nel mondo di Hokuto no Ken. Sta di fatto che la vita di Ryuo sarà sempre caratterizzata da una mancanza, quella dell'amore materno, che inesorabile ricadrà su tutta la sua discendenza. Kaio, il primo demonio, è il fratello maggiore biologico di Rao e Toki, rimasto nella terra degli Asura, mentre i due fratellini vennero spediti nell'entroterra con Kenshiro. Kaio è fisicamente e figurativamente la massima espressione dell'ambizione e della spietatezza della brama di dominio di suo fratello minore Rao, il tutto moltiplicato all'ennesima potenza. La sua aura demoniaca è tanto accentuata che deve indossare un'apposita armatura che la tiene contenuta. Egli detesta la dinastia principale dell'Hokuto Soke, ritenendo che abbia soppiantato il lecito sviluppo dell'Hokuto Ryuken, la disciplina originale rimasta in Cina, mentre l'altra ha attecchito in Giappone. Anche per via del fatto che sua madre perì in un incendio nel tentativo di salvare un neonato Kenshiro.
Per sopportare il tremendo trauma, Kaio inizia progressivamente a rigettare tutte le sue emozioni positive, soppiantandole con l'odio e l'ambizione. Kaio è il più potente avversario affrontato da Kenshiro nella serie originale. La sua padronanza dell'Hokuto Ryuken è tale che il suo corpo trasuda costantemente l'aura demoniaca, che gli garantisce un potere disumano al costo di consumare la sua anima e di contrastare anche la Mozu Tensei. Il Matoki è una condizione di immenso potere, ma anche di follia, al punto che anche il maestro Yukei vi aveva ceduto, finendone consumato e uccidendo la propria famiglia. Tale energia è a un livello tale che può essere utilizzata per difendersi o sparata sotto forma di proiettili. La sua tecnica più micidiale è la Anryutena, la tecnica più tremenda dell'ambientazione dopo la trasmigrazione dell'anima. L'utilizzatore solleva la vittima in aria distorcendo lo spazio e il tempo circostante, disorientandola. Kaio è la massima espressione del percorso di autoannichilimento dei cattivi di Hokuto no Ken, che si compie quando questi accettano il ruolo che l'amore riveste nelle loro vite e che hanno sempre tentato di negare. Pensiamoci un attimo. Tutti i cattivi principali, per autopreservarsi come malvagi, hanno bisogno di rigettare l'amore che provano per qualcosa di più nobile di se stessi. Yuda nega l'ammirazione che prova per la perfezione di Rei e odia se stesso per aver amato qualcosa che non fosse il suo fascino. Souzer ha indurito il suo cuore per sopportare la sofferenza della morte del suo maestro che aveva involontariamente provocato con le sue stesse mani. Rao sblocca la trasmigrazione dell'anima quando capisce di amare sinceramente Yulia. Allo stesso modo, Kaio non può esistere come cattivo se non rimuove dal suo cuore l'amore per la madre e l'affetto per Hio. Per sopravvivere al dolore della perdita dolorosa della genitrice, inizia a soppiantare ogni forma di affetto con la spietatezza. Nel manga è presente un incontro tra Kaio e Rao, e quando quest'ultimo se ne va, il primo si infligge spontaneamente una profonda ferita per estirpare letteralmente ogni forma di amore residuo che ancora cova per il fratello. Quando infine lo accetta, capisce che ormai non può continuare a esistere in quella veste e si immerge nel mare di lava. Non lo ricorderemo quindi nella posa di quel trionfo che ha cercato per tutta la vita, nell'atto di reggere tra le braccia il morente Io, in un legame di affetto infine ripristinato, nella speranza che i due possano un giorno rinascere e giocare insieme come normali bambini. La discendenza dei combattenti, la dinastia, quel concetto familiare di un ambiente tipico delle arti marziali, viene presentato attraverso le varie scuole o con lo stesso racconto delle origini d'Hokuto e diviene motivo di odio e di rancore, portando alle lotte tra le casate opposte. Ma poi, ecco che viene irrimediabilmente liberato, sdoganato, a favore di un concetto di famiglia molto più profondo rispetto a quello puramente dinastico. Hokuto no Ken, o Ken il guerriero per i più, ci insegna che l'amore è la più forte arma a questo mondo. Nonostante la forza bruta, le tecniche micidiali, nonostante cattivi per eccellenza impassibili a tale sentimento, l'amore vince sempre. Nel caso di Kaio, che dopo il trauma per la madre aveva fatto di tale amore in tutte le sue forme il virus da estirpare da se stesso e dal resto del mondo, celebre la sua frase «il male alla fine regnerà», non appena tale sentimento attecchisce nel suo cuore, si rende conto che nulla è più potente di ciò. Al contrario di quello che pensavano i nostri genitori, ossia che fosse un prodotto non adatto a un pubblico di ragazzi, o di quello che pensano, lasciatemi dire, coloro che oggi non nutrono minimamente nemmeno l'intenzione di approcciare all'opera perché la ritengono il frutto di un decennio passato fatto di maschilismo e di macismo portato all'estremo,
Ciò che veramente Are e Buronson ci hanno regalato è stato un solo, unico e grande insegnamento. L'amore è una forza potentissima, un potere in grado di far rinascere la vita anche in un mondo ridotto ai minimi termini da tutti i punti di vista, come quello che ci viene presentato. E questo concetto verrà ampiamente sviscerato nel prossimo appuntamento su questa rubrica, in cui porteremo un video tanto atteso, non solo da voi, anche noi non vediamo l'ora di parlarne, ossia Shun. Nella speranza che questo approfondimento sia stato di vostro gradimento, non mi rimane che salutarvi. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questo video, ovvero il carissimo Ilario Gobbi dei Miti del Tubo, Freyer di Parliamo Nerd e Corrado Drago. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo e che le stelle di Okuto veglino su di voi.